Maria Cristina Ernestini nel settembre di 40 anni fa prese ferie dal suo lavoro di impiegata e andò in Friuli, a Pradelis, in provincia di Udine, come volontaria della parrocchia piacentina di Nostra Signora di Lourdes, aggregata alla Caritas, in soccorso alle popolazioni terremotate. La prima scossa del 6 maggio provocò quasi 1000 morti e 45.000 sfollati. Maria Cristina, tra le altre mansioni, faceva da mangiare per i volontari e forniva supporto psicologico agli anziani, che in pochi secondi avevano perso tutto quello che avevano costruito in una vita. Anche i volontari assistettero alla seconda devastante scossa di settembre che distrusse quel poco che era rimasto in piedi. Io ho fatto il mio compleanno con la scossa di notte e la scossa di giorno. Di notte terribile perché non ti rendi conto, non sai capire cosa succede. Di giorno altrettanto terribile perché vedi quello che succede intorno. Le montagne che cadono, le case lesionate che cadono ancora di più. Qual è il ricordo che le è rimasto più impresso di tutta quell'esperienza? La solidarietà che c'era fra di noi e loro, ma il ricordo di tanti anziani, gente di montagna chiusa che però con noi aveva trovato un attimo di respiro. Chi non dimentica il prezioso aiuto dei volontari è la friulana Carla Muchino. Dopo la seconda scossa dell'ottobre 76, arrivò a Piacenza insieme a tanti altri abitanti del suo paese che furono costretti ad abbandonare la tendopoli a causa dell'arrivo della stagione fredda. Proprio a Piacenza Carla trovò il futuro marito e decise di rimanere. Quando la sua terra d'origine fu devastata dalla prima scossa, si trovava in Germania per lavoro. Come sono arrivata in valle, cioè una desolazione infinita, ragazzi, cioè ti ritrovi a cominciare da zero, cioè non come ti senti il vuoto dentro, cioè sembra una cosa, dici sto sognando, non è vero. E poi vedi, ho visto mia mamma sotto la tenda, tutte le altre persone, i bambini che con la loro inconsapevolezza, diciamo, giocavano in queste pozzanghere. Ti sembra che la vita in qualche modo deve continuare, però solo per loro, per i piccoli, perché gli adulti avevano una faccia, cioè tristissima. A distanza di 40 anni Carla non dimentica quello che i volontari hanno fatto per la sua terra. Guai se non ci fossero stati. Anch'io quando sono tornata là avevo una mansione, non me la sono più sentita di tornare in Germania, perché mi ricordo che aiutavamo gli anziani alle docce del campo sportivo a fare la doccia, io dovevo lavare tutti gli asciugamani, aiutarli a farsi la doccia perché sai magari potevano anche cadere. E i volontari in contemporanea che sono venuti da ogni parte d'Italia, sono state persone grandissime, noi senza di loro non avremmo potuto nulla. Il 9 ottobre scorso una delegazione piacentina di 17 persone con la Caritas è tornata in Friuli per l'anniversario del terremoto. Don Mauro Stabellini ha celebrato una messa. Noi abbiamo ringraziato loro per l'esperienza che abbiamo vissuto, ma loro hanno ringraziato noi per l'aiuto anche morale che abbiamo dato al tempo.